Questa mattina il neosindaco di Potenza, Mario Guarente, ha presentato i 9 assessori che comporranno la nuova giunta del comune di Potenza. Sono per la Lega Stefania D'Ottavio alle attività produttive Centro Storico Cultura e Patrizia Guma allo sport affari legali sanzioni amministrative. Ad Alessandra Sagarese della lista civica Guarente Sindaco l'assessorato alla pubblica istruzione e rapporti con università. A Marica Padula di Idea la delega alle pari opportunità e politiche giovanili. Ad Alessandro Galella e Giuseppe Giuzio, entrambi di Fratelli d'Italia, rispettivamente l'assessorato all'ambiente, energia, turismo e quello al bilancio, patrimonio e programmazione. Ferdinando Picerno di Forza Italia sarà assessore alle politiche sociali e abitative, Bucaletto, istituzioni e partecipazione e manutenzioni. Giuseppe Pernice di Idea alla viabilità, servizi informatici e sicurezza ambienti di lavoro. Antonio Vigilante, lista civica per la città, ricoprirà il ruolo di vice sindaco. In più sarà l'assessore ai lavori pubblici, urbanistica, condono e ricostruzione. La scelta degli assessori a meno di una settimana dall'insediamento attesta il rapporto sano che intercorre tra tutte le forze politiche che compongono la coalizione, ha detto Guarente, che ha poi evidenziato la giovane età, la capacità e la grande voglia di fare dei nuovi assessori, ai quali è stata data carta bianca affinché procedano nel modo che riterranno migliore per il bene della città. Il neosindaco inoltre ha riservato per sé le deleghe alla disabilità, alle aree rurali, ai trasporti, alla polizia locale, alla protezione civile e agli affari istituzionali. Credo che sia abbastanza raro che una giunta si vari a 5 giorni dalla proclamazione degli eletti, questo è anche indicativo del rapporto sano che intercorre tra tutte le forze politiche che compongono la coalizione. La giunta è stata immaginata soprattutto sulla base delle competenze e delle peculiarità di ogni singolo assessore, è una giunta che rispetta pedissequamente quanto previsto dalle norme per le quote di genere e ci tengo a sottolineare anche una cosa, che è il consiglio comunale credo col più alto numero di donne nella storia di questa città, ma soprattutto con il consigliere comunale più giovane nella storia di questa città. In seguito alla nomina in giunta di Antonio Vigilante entrerà una consigliera comunale di 21 anni. È importante avere una maggioranza solida, ma quello che ho detto agli assessori è che avranno carta bianca e la totale autonomia. L'unica cosa che ho chiesto in cambio è un lavoro sinergico e puntuale tra di loro, perché dobbiamo fare in modo di marcare una differenza col passato realizzando tutto ciò che abbiamo promesso in campagna elettorale, e questo si può fare solo se c'è un rapporto simbiotico proprio tra i vari assessori che dovranno collaborare tra loro.